Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questo video è in collaborazione con il gruppo Facebook The Color of YouTube e si intitola Amori e Meraviglie del 2019. In questo video appunto vi faremo vedere tutti i prodotti divisi per categorie che ci hanno in particolar modo colpito e che abbiamo in particolar modo amato nel 2019. Troverete sotto nell'info box il link dei canali di tutte le ragazze che hanno partecipato e vi invito fortemente ad andarle a visitare, vedere e conoscere se ancora non le conoscete. Detto questo, cominciamo subito perché abbiamo parecchi prodotti da vedere insieme. Partiamo dai prodotti alimentari che più mi hanno colpito nel 2019. Sono state delle belle scoperte e partiamo subito da questa Sogni d'Oro con aggiunta di melatonina. Allora, perché mi è piaciuta? Perché molto spesso si ha bisogno di rilassarsi e magari non si riesce a dormire perché si hanno dei pensieri, qualcosa che ci fa preoccupare e quindi ci facciamo la camomilla. La camomilla già di per sé aiuta il rilassamento, ma con l'aggiunta di melatonina in un milligrammo aiuta a mantenere costante lo stato di sonno, a addormentarsi subito e a mantenere il sonno durante la notte senza avere continui risvegli. L'ho scoperto verso settembre-ottobre e l'ho continuato a ricomprare, quindi questo è un prodotto veramente ottimo, è stata una grande scoperta per quanto riguarda le cose da mangiare, da bere. Altra cosa che è stata una bella scoperta per quest'anno è questo tonno linea. È un tonno normale all'olio d'oliva ma non impregnato di olio, perché questo gli permette di essere molto più leggero e molto più digeribile. L'ho visto anche in altre marche, non solo della Nostromo, ma sono sicura al 100% che anche il Conad lo produce, e quello che trovo al supermercato io acquisto. Siccome mi piace molto il tonno però e lo mangio spesso, questa variante è sicuramente valida, ottima per chi vuole comunque stare attento e a quello che mangia senza aggravio di grassi e calorie. Passiamo adesso ai detersivi preferiti del 2019 e ne ho scelti due. Il primo prodotto che vi mostro è questo Florian, che è un profumo per bucato. Questo ha il profumo ha la profumazione di glicine e l'ho acquistato e lo acquisto all'MD. È già la seconda confezione che acquisto quest'anno ed è molto economico. Diciamo che prodotti sul mercato per profumare la biancheria ce ne sono tanti, ma questo ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché si trovano ad esempio al Tigotalla, acqua e sapone, quelli della Nuncas, che costano 7-8 euro ed è una cifra veramente importante. E quindi io riacquisto sempre questo qui. Mi dispiace che venga prodotto solo in questa profumazione perché mi piacerebbe provarne di differenti. Comunque veramente buono e veramente consigliato. Nel packaging già scritto che si può utilizzare anche per profumare l'acqua per lavare i pavimenti, però non l'ho ancora utilizzato in questo modo, non l'ho provato, solo nella lavatrice. Parliamo sempre di lavatrice per farvi vedere un altro prodotto che ho amato tanto nel 2019 ed è questo ammorbidente concentrato con la profumazione di cocco e fiori tropicali. Questo è veramente buono, costa 99 centesimi e lascia la biancheria davvero profumata di cocco. In un video della mia amica Luciana del canale LUL faceva vedere l'ammorbidente favoloso al cocco. Io l'ho cercato dappertutto e non l'ho trovato, però mi riprometto di riacquistarlo. Comunque questo davvero buono. Poi parliamo di make up. Allora, per quanto riguarda il make-up, quest'anno mi sono rivolta tantissimo al negozio Wycon. Perché? Perché ce l'ho vicino e perché ha anche prezzi buoni, ma non solo, ha anche prodotti validi che non mi fanno allergia, che mi danno soddisfazione, e quindi ci tengo a sottolineare che per quest'anno il mio negozio favorito
Per quanto riguarda il make-up, è stato Wycon. E quindi vi mostro due o tre prodottini che ho utilizzato tanto. Allora, partiamo dalle matite. Questa, come vedete, l'ho utilizzata tanto, da minuscola, ed è una matita labbra. Credo che sia della collezione permanente. È una matita di quelle che dura, come si dice, waterproof, non so, non mi ricordo. Questa qui è la numero 1, non so che nome abbia perché probabilmente è venuto via, comunque ha un bellissimo colore che ora vi mostro, è questo rosso qui, non è quella che indosso però come vedete l'ho usata tantissimo. Per gli occhi invece ho usato tantissimo questa qui che è verde, la numero 19, che adesso vi faccio vedere com'è. È un verde leggermente metallico e la utilizzo sempre nella rima interna dell'occhio perché sopra tende a sbavare, però mi piace tanto, ce l'ho anche adesso e sicuramente una volta terminata la riacquisterò. Poi vi faccio vedere sempre di Wycon questo mascara che ho comprato a 3 euro in offerta. Credo che anche questo faccia parte di una collezione permanente. Quello che mi interessa è farvi vedere lo scovolino, che è veramente cicciotto. Io odio quelli in silicone e fa le ciglia molto lunghe, molto ben pettinate. Mi trovo bene, il prezzo è molto buono. E infine vi faccio vedere un rossetto che ho utilizzato molto quest'estate, che è questo qui. Credo che sia una collezione limitata, perché non l'ho mai. Non penso che ci sia ancora. Il colore è il Coral Nude e vi faccio vedere com'è. È proprio color corallo. Vi faccio una swatchatina. Eccolo qui. Spero che si veda bene. Anche questo ha una lunga durata. Quindi questo per quanto riguarda il make-up. Passiamo al beauty. Al beauty vi devo anche qui far vedere delle cose interessanti. Una crema che ho comprato e adorato quest'anno e alla quale non voglio più rinunciare è la Somatoline. Una grande aiutante per quanto riguarda gli inestetismi della cellulite. Ripeto, non fa miracoli. Ma bisogna essere costanti, però tra tutte le creme che ho provato è quella che mi ha dato più soddisfazione. Il costo è elevato, ma si trova spesso in giro nei siti in offerta 39,90. Quindi quando capita che la trovo in offerta ne compro due o tre confezioni. E poi passiamo a prodotti un po' più low cost e sono questa altra grande scoperta per il beauty del 2019 è stata la linea Conad Essenze. Questi ve li ho fatti vedere nei prodotti terminati, ma ne ho tantissimi in uso e vi farò un video dedicato. Ma questa linea è davvero buona. Il prezzo di questi prodotti è di 1 euro, 1,10 euro, a parte dei flacconi più grandi da 500 ml che costano 1,70 euro. Ve ne parlerò perché sono veramente prodotti super validi, super buoni e ad prezzi contenuti. Non vi parlo di inci perché non me ne intendo, qui c'è solo scritto dermatologicamente testato, però sono prodotti davvero buoni. E infine parliamo di profumi che ho utilizzato quest'anno. Allora, partiamo dal Tommy Girl, questa è la versione da borsetta, eccolo qui. Ne ho anche una confezione da 100 ml che tengo nel mobiletto del bagno. Poi parliamo di profumi di Avon, questo Célébré che è molto buono, molto fresco, l'ho usato molto d'estate e a me dura abbastanza, ho sentito che Antonella ad esempio gli dura niente, però a me dura abbastanza e mi piace tanto, lo trovo molto fresco e molto valido per l'estate, molto piacevole. E infine la scoperta delle scoperte che ho fatto a fine anno, il dupe di Arien della Yap Pharma. Ho comprato questo e ne ho comprato un altro e penso che ne comprerò ancora. Per me questa è stata la scoperta dell'anno e vi consiglio, se trovate questi rivenditori di Yap Pharma,
di assolutamente di andarli a acquistare, almeno provare, perché sono fantastici, duraturi, intensi, estremamente somiglianti e posso dire solo bene e super economici perché costano 13 euro da 150 ml. Detto questo, vi saluto, ringrazio tutte le ragazze del gruppo che hanno partecipato a questa collaborazione e vi invito ad andare a visitare i loro canali e a vedere i loro video e noi ci vediamo al più presto, sempre qui, se vi va. Ciao!